Buona salute a tutti e benvenuti allo speciale medicina. E allora, la scorsa puntata abbiamo affrontato un argomento di cui tanto si parla, anche perché ultimamente i casi sono in aumento, ma grazie agli screening qualcuno è stato davvero scongiurato. Abbiamo detto che in Italia 53.000 individui, sia di sesso maschile che di sesso femminile, si ammalano e purtroppo muoiono. Abbiamo detto che è il secondo tumore dopo quello della mammella che causa tanti casi, soprattutto nel nostro paese. Abbiamo detto che basta un esame per essere così coccolati e aiutati ad affrontare un'indagine che permette in un tempo assai utile di scongiurare quello che è un percorso clinico, diagnostico, terapeutico molto spesso davvero doloroso. Parlavamo del carcinoma del colon retto. E allora, mettere le feci in un barattolino quando si è chiamati, quando arriva una busta a casa che vi stimoli e che vi inciti almeno il più delle volte a pensare quanto la vostra salute sia importante. Abbiamo detto che se ci sono casi di tumore in famiglia nel colon è giusto fare parte allo screening, del resto è la ricerca del sangue nelle feci. Da quel momento potreste essere chiamati, semmai fosse positiva la presenza, in ospedale ad effettuare la coloscopia. Abbiamo un reparto dedicato con endoscopisti molto bravi, hanno la precedenza coloro i quali fanno parte dello screening. La coloscopia non è dolorosa, vi è una sedazione di preparazione che non vi fa neanche ricordare di averla effettuata. Non si bevono più i 2 litri che fanno tanto paura per quella preparazione al fine di poter eseguire la coloscopia, ma soltanto 1 litro divisibile. Mezzo litro la sera e mezzo litro l'indomani. La possibilità di prendere un antiemetico, che in medicina significa quel farmaco che evita il vomito, semmai fosse difficile bere anche quel mezzo litro la sera e quell'altro mezzo litro la mattina. E dopo la coloscopia anche la musica in una stanzetta dove non vi troverete da soli. E allora se nell'ASP di Agrigento questo avviene e avviene con tanto amore e tanto interesse nei vostri confronti, perché non aderire allo screening? Del resto lo diciamo sempre, la prevenzione ti fa vivere di più. E adesso vi presento subito i miei ospiti studio. Con me oggi il dottore Michele Ruoppolo, direttore dell'unità operativa complessa di urologia ed andrologia presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Benvenuto. E accanto al direttore Ruoppolo il dottore Pippo Mattia Alletto, dirigente medico omeopata presso l'ospedale, il reparto Hospice di Caltagirone. Grazie e benvenuto. E allora, dottore Ruoppolo, con lei oggi l'argomento che affrontiamo riguarda quello che è l'apparato urogenitale o della riproduzione, delle disfunzioni che possono essere legate e correlate a questo apparato, perché noi abbiamo bisogno di capire che figura sia l'andrologo e di cosa si occupa, no? Certamente, certamente, anche perché diciamo da un paio di decenni a questa parte la figura dell'andrologo è diventata sempre più rilevante e si è differenziato nell'ambito del panorama medico da quella dell'urologo, perché fino a una ventina di anni fa l'urologo seguiva in maniera specifica anche disturbi legati esclusivamente alle problematiche sessuali e riproduttive del maschio, mentre invece, appunto, da una ventina d'anni, con la nascita dell'andrologia, abbiamo questa nuova figura di riferimento. Molti urologi, tra l'altro, poi successivamente, e questo è il percorso anche del sottoscritto, sono diventati contestualmente anche andrologi. Ma Va direttore, ricordo, appunto, sì. cioè, l'andrologia non è un ramo dell'urologia, non è un urologo che fa anche l'andrologo? Ecco, c'è da dire una cosa, che l'andrologia è una branca intermedia, perché ha delle radici di tipo medico, endocrinologiche, tant'è vero che la scuola di andrologia italiana viene fondata da un endocrinologo, dal professor Menchini Fabris a Pisa, e quindi è un andrologo che porta, è un endocrinologo che porta questa nuova branca Grazie. al...
diciamo, a divenire una specializzazione universitaria. Successivamente gli urologi, diciamo, si impadroniscono un po' anche perché è un po' loro territorio diciamo, di azione, si impadroniscono delle problematiche andrologiche, vengono fondate poi successivamente numerose scuole di andrologia chirurgica, anche perché la specializzazione esclusivamente di andrologia in Italia non è, dopo la chiusura della scuola di Pisa, non è ancora stata riaperta, cioè non c'è un insegnamento di andrologia. Ci sono tanti insegnamenti master e di andrologia chirurgica, ma non c'è più la scuola di andrologia. E quindi andrologia non soltanto disfunzioni nella funzione riproduttiva da parte del maschio in questo caso, no? Perché poi l'urologia si occupa di entrambi i sessi per quel che riguarda i problemi urologici, ma nel qual caso il maschio, ecco, andrologicamente dove lo collochiamo come patologie, a prescindere anche dal fatto riproduttivo, eh? Ma diciamo che l'andrologia ha un campo molto vasto di interesse, sia fisiologico che patologico, ovviamente. Prettamente diciamo che sono quelle che una volta le disfunzioni erettili, da un lato, e quelle che invece sono le problematiche relative alla fertilità, dall'altro. Insieme a queste due principali diciamo, problematiche, poi ci sono una serie di altre patologie a corollario. Ecco, per quanto riguarda il discorso, diciamo, impotenza, come la si definiva fino a un paio di decenni fa, oggi il termine impotenza ormai è caduto in disuso, almeno nella terminologia medica, per cui si parla di benessere e di disagio sessuale, Ah, che bella perché parola, sì, benessere e benessere e disagio disagio sessuale per sessuale. dire impotenza. È come Sì, incontrare un cioè. uomo e dire: ah, hai un problema nel benessere. È carina questa cosa, però, addolcisce la problematica. Addolcisce la problematica, infatti, perché disagio sessuale vuol dire un qualcosa che compenetra a 360 gradi tante problematiche, perché non è solo la disfunzione erettile, ci sono le problematiche legate al desiderio, quindi alla libido, ci sono le problematiche legate alla sensibilità e ci sono problematiche legate anche alle disfunzioni eiaculatorie. E Certo. poi ovviamente ci sono quelle legate proprio a quello che è la disfunzione erettile vera e propria, cioè l'incapacità di mantenere E ora ovviamente vediamo un po' quali sono le cause, un'erezione. però prima volevo approfittarne di quello che le ha detto in questa nuova dicitura per parlare di patologie che possono anche nascondere fatti abbastanza gravi, seri, con ripercussioni anche psicologiche notevoli, devo dire, che la branca dell'andrologia si sta raffinando un po' nella definizione, dei sintomi e delle patologie, perché adesso è sbagliato, o sbagliato no, però sta cadendo anche un po' in disuso il termine, andropausa. Adesso si parla di calo degli ormoni androgeni maschili, c'è un addolcimento attorno a quello che può interessare il maschio. Invece quando si parla di donne, menopausa, chi è? Invece nel maschio ci andiamo un po' più delicatamente. E allora, vabbè, noi un po' di ilarità durante le trasmissioni, questo è un argomento molto serio e delicato. Le disfunzioni erettili e le cause, dottore Ruopolo. Allora, le cause di disfunzione erettile sono molteplici. Tra l'altro vorrei ricordare che nel 2007 un lavoro americano ci parlava che tra i maschi adulti americani, quindi si parla dai 18 fino ai 100 anni ovviamente, il 52% della popolazione adulta americana soffriva di qualche disturbo della sfera erettile. Il 52%, È una uno percentuale su due, è una alta. percentuale altissima. Esatto. E da statistiche più recenti, comunque diciamo che, vabbè, ovviamente qui anche venivano inserite anche quelle problematiche proprio borderline minimali, diciamo, ma comunque il numero complessivo era quello. E c'è da dire che sembra, da ricerche più recenti, che il 92% dei casi di disfunzione erettile non viene diagnosticato eziologicamente, cioè non sappiamo la causa. Quindi il 92% dei casi sono
soffrono di qualche problematica legata appunto all'erezione o, come dicevo prima, alla sfera sessuale in genere, però nel 92% non c'è un approccio medico razionale. Ma è altissima questa percentuale. Sì, il 92% vengono diagnosticate. Nel restante 8%, in cui invece si giunge a un percorso diagnostico come suggerito da linee guida delle varie società, abbiamo una prevalenza di quella che è il disturbo funzionale, cioè il deficit erettile su base psicogena, che sembra che intervenga in circa il 60% dei casi, e che, differentemente da quello che si pensa, che colpisca essenzialmente soggetti giovani, magari alle prime esperienze, magari appunto che non hanno un bagaglio di nozioni, insomma i giovani inesperti, l'ansia da prestazione, l'ansia situazionale, insomma tutte queste cause, mentre in realtà invece la disfunzione erettile psicogena invece è distribuita in tutte le classi di età, perché ci sono persone anche di una certa età, sessantenni, settantenni, eccetera, che a un certo momento, per cause che poi si vanno a identificare, sviluppano anche loro una problematica su base psicogena, senza che ci sia un reale disturbo organico. Questo è importante, esatto, saperlo, e lì bisognerebbe, esatto, consultare davvero gli specialisti per risolvere, altrimenti diviene, esatto, un gatto che si morde la coda. Più si è convinti di non farcela, più non ce la fanno. Certo. Ecco. Ecco, diciamo che però molti di questi casi non abbisognano di un intervento specialistico, in quel caso del neuropsichiatra o quantomeno dello psicologo, diciamo, perché sono, cioè è sufficiente in buona parte dei casi un counseling con uno specialista, diciamo andrologo, insomma, quindi diciamo di estrazione anche chirurgica, per rassicurare il paziente, per fornirgli quelli che sono un po' i parametri della sua problematica, rassicurarlo e tutt'al più sopportarlo anche con delle terapie minimali in questo caso, e quindi una buona parte di questi disturbi si possono risolvere anche senza arrivare alla figura dello psicologo. Ma è giusto, perché voi nel momento in cui i pazienti vengono ad effettuare la visita, gli state dicendo non c'è nessun problema organico, e quindi la rassicurazione innanzitutto parte da voi, dalla competenza di capire che non ci siano. Certo, l'importante è rassicurare, ma poi anche l'invio, diciamo, a uno psicologo per il paziente è sempre un, dice, ma che fa, allora sono fuori di testa, insomma, questo è importante. Cioè, il paziente, diciamo, preferisce la rassicurazione andrologica prima di intraprendere un percorso di quel tipo. Certo, certo. Invece poi abbiamo un 40% di problematiche disfunzionali erettile che invece riconosce una causa organica. Le cause organiche sono molteplici, ma rapidamente le principali sono quelle vasculogeniche, quindi legate in primo luogo al deficit arterioso, quindi praticamente una problematica che in parte è legata all'età, ovviamente avanzando l'età le arterie perdono la loro elasticità, il flusso di sangue agli organi genitali diminuisce. E sappiamo che l'erezione dipende, sappiamo che l'erezione è un meccanismo vascolare, quindi c'è questa problematica. In realtà però cominciamo a vederla anche nei giovani, perché stili di vita molto sbagliati, diabetici, ipertesi, obesi, cioè c'è, e forse in America l'obesità è una delle cause che ha fatto aumentare questa, esatto, percentuale. C'è tutta una serie di pazienti che anche in età più giovanile sviluppano un deficit arteriogenico. Collateralmente c'è il deficit invece veno-occlusivo, in cui invece il compartimento venoso, che è quello che dà la rigidità, ora non entriamo nel meccanismo, comunque diciamo che l'erezione si basa sul bilanciamento fra l'afflusso arterioso e lo scarico venoso, che al momento dell'erezione deve essere bloccato. Certo. Perché se io mando sangue ma questo mi defluisce per un'altra via, io la rigidità non l'avrò mai. Certo, il mantenimento viene necessario. Il mantenimento. Quindi abbiamo il versante venoso, veno occlusivo cosiddetto, perché le vene
non proprio le vene, ci sono dei cuscinetti che si chiudono, il sangue viene intrappolato nelle lacune dei corpi cavernosi e quindi dalla rigidità. Qui il diabete è molto importante nella patogenesi del disturbo veno-occlusivo, perché va a colpire proprio quel microcircolo delicato che è proprio il segmento venoso di scarico. Quindi nei diabetici i disturbi veno-occlusivi sono particolarmente frequenti. Direttore, una curiosità. Sì. Visto che capitano spesso ultimamente casi di uomini nella terza età, sì, che magari approdano al pronto soccorso per problemi scaturiti dall'assunzione di Viagra, e parliamo di anziani di 90 anni, 85-86, lei parlava che ad un certo punto negli anziani l'elasticità della parete arteriosa non è più quella di un giovane e quindi magari la funzionalità erettile può risentire di questa vecchiaia anche delle pareti vasali. Ma il Viagra cosa fa? Rinvigorisce queste pareti vasali, visto che ha questi effetti? No, perché effettivamente forse si sentono male perché col Viagra non arrivano a questa salutare condizione da farmaco, e quindi magari poi il Viagra fa tutti degli effetti collaterali a livello organico generale. Ecco, io quello che vorrei chiederle, in realtà questi problemi di mancata elasticità delle pareti arteriose possono risolversi, anche se è un meccanismo fisiologico, no, dell'uomo che cresce, o non si risolveranno mai, non c'è una terapia per rinforzarli? Allora, diciamo che il Viagra è il capostipite di una famiglia di tanti altri farmaci. Il Viagra farmacologicamente si chiama sildenafil ed è stata la prima molecola introdotta nella pratica clinica per i disturbi erettili. Poi è stato seguito da una serie del tadalafil che si chiama Cialis, sì, l'avanafil che si chiama Spedra, l'udalafil, insomma il vardenafil, ce n'è tantissimi. Questi farmaci agiscono praticamente bloccando un enzima che a sua volta scinde un mediatore dell'erezione che si chiama ossido nitrico. Questo ossido nitrico, in poche parole, c'è tutta una cascata. Questo ossido nitrico favorisce l'erezione. C'è un enzima che a un certo momento lo distrugge, e questi Viagra e famiglia intervengono bloccando quell'enzima lì. Capito? Ah. E quindi resta in circolo l'ossido nitrico e quindi permette che il meccanismo erettile si amplifichi e si prolunghi, capito? Ecco, ora devo dire che in realtà questi farmaci, al di là di qualche caso segnalato negli Stati Uniti, ma teniamo presente che negli Stati Uniti usano sempre dosi esagerate, perché prendono l'aspirina, un grammo, due grammi di aspirina, quando è dimostrato che invece come protezione... Muoiono per i fans, sì, dottore, sì, Roppolo, cioè le morti più conosciute sono quelle degli americani per abuso di antidolorifici. In America diciamo c'è un... Loki. I dosaggi sono particolarmente elevati, ma questo anche di altri farmaci. Diciamo che in Europa questi PD5 cosiddetti, cioè Viagra e vari derivati, sono farmaci molto sicuri. Quindi molte volte i disturbi possono essere legati anche a fatti ansiosi, perché sindromi, diciamo, di furto ematico sono state descritte solamente in pazienti che assumono dei nitroderivati. In quel caso sì, c'è una controindicazione all'assunzione di questi farmaci, perché potenzialmente potrebbero scatenare delle crisi, diciamo, di disturbo cardiaco, certo. esatto. Però al di là di questa controindicazione, poi per il resto questi sono farmaci usati in maniera ubiquitare dal giovane fino a 90 anni, voglio dire. Io devo dire che nella mia pratica clinica ci sono pazienti che si prendono la pastiglia, se la dividono, se la tagliano, oppure ora che è disponibile il francobollo cosiddetto, ora abbiamo una formulazione di questi farmaci. Che cos'è, dottore Roppolo? Sconosco questa cosa del francobollo. In pratica, anziché assumere la pastiglia, che uno poi appunto se la deve tagliare, fa per... La pillolina blu. La pillolina blu.
o arancione come può essere il vardenafil e così via. Ora invece ci sono delle bustine, uno le apre e dentro c'è un francobollo come un sottile foglio di chewing gum, proprio così, azzurro pure questo. E questo, per non sbagliare. E questo si mette sotto la lingua o sopra la lingua, viene assorbito ancora più rapidamente dalla pastiglia e fa il suo effetto. Diciamo, tra l'altro costa anche meno. Quindi diciamo che ora si va diffondendo questa via di somministrazione che ai pazienti, insomma, piace parecchio, capito? Anche bene, allora non diremo più ha ingoiato la pillolina blu, ma hai preso il francobollo, hai appiccicato. Quante cose vanno cambiando e impariamo. E allora, dottore Ruoppolo, fra le cause di disfunzione erettile causate dallo stesso uomo, quali possiamo annoverare? Anche il fumo di sigaretta, per esempio? Certamente, il fumo di sigaretta è risaputo che diciamo, il consumo protratto per anni, soprattutto ci sono anche delle classi di rischio legate alla quantità di sigarette, e porta a una perdita di elasticità delle arterie, quindi appunto si sclerotizzano queste arterie. Alla fin fine comunque il meccanismo è sempre vascolare, cioè il fumo agisce attraverso questo disturbo vascolare, arriva meno sangue. Diverso è il diabete, perché invece il diabete, che dal punto di vista, diciamo, della gravità è ancora peggio del fumo, perché noi vediamo tanti pazienti che fumano anche per 40 anni di seguito, 50 anni di seguito, ma se non hanno altri fattori di rischio, questi pazienti riescono a mantenere, cioè in poche parole, stringendo, vorrei dire che il fumo è molto più pericoloso per il discorso polmonare, cardiaco, il rischio tumorale, eccetera, piuttosto che per il problema legato alla disfunzione erettile. Discorso inverso per il diabete invece, perché il diabete precocemente va a colpire, oltre che il distretto vascolare, anche quello nervoso, perché noi per avere una buona erezione abbiamo tutto un meccanismo nervoso, e siccome il diabete causa una neuropatia, una sofferenza di questi nervi, questo danno viene a sommarsi a quello vascolare. Come no, è l'ABC degli studi in medicina, infatti, affrontiamo questa patologia che è un tunnel immenso. Cioè il diabete non è solo il diabete è il mostro di una serie di patologie infinite dalle quali spesso non si esce facilmente, non si trova la possibilità di bloccare questa patologia. Sicuramente la causa autoimmunitaria, e mi ricordo appunto che studiavamo i vasa nervorum che erano coinvolti proprio in questa malattia terribile. Il diabete è davvero una malattia terribile, quindi una buona prevenzione, una buona attenzione nella dieta, nella terapia farmacologica dovrebbe insomma in qualche modo. Ma infatti nella terapia del deficit erettile, perché ormai lo definiamo così, disfunzione erettile o deficit erettile, non più impotenza come dicevo prima, è una terapia fatta a gradi, di cui il primo grado è quello di togliere i fattori di rischio, quindi tutti i fattori di rischio, come diciamo prima, il fumo, l'obesità, il diabete, altre malattie del ricambio che possono interagire. Per esempio, si è notato che chi ha il colesterolo alto è a rischio di deficit erettile, chi ha l'acido urico elevato anche lui è a rischio di deficit erettile. Per cui diciamo anche problematiche del ricambio interagiscono. E poi successivamente, dopo aver tolto i fattori di rischio, è consigliato uno stile di vita differente, più appunto quando parliamo di benessere intendiamo anche questo, quindi maggiore attività fisica, attenzione alla dieta, e anche attenzione al benessere cerebrale, perché anche quello è... Ecco, perché volevo dire una cosa rapidamente, cioè noi vediamo anche tanti pazienti che tutto sommato non hanno grosse problematiche organiche o anche diciamo psicogeno, ma hanno un calo del desiderio. Ci sono coppie anche giovani, sembra che in Italia ci siano 35.000 coppie, dati della SIA, della Società Italiana di Andrologia,
che praticamente hanno un calo del desiderio tale che questi hanno dei rapporti sessuali definiti occasionali, cioè ogni due mesi, e proprio quelli sono mesi a rischio. Di solito noi facciamo campagne di prevenzione contro le malattie trasmesse sessualmente, diciamo i rapporti a rischio. In realtà al giorno d'oggi, come sta ben dicendo lei, forse i rapporti a rischio sono fra le coppie ben saldate e ben unite. È paradossale, ma è così. Esatto, è così. Esatto. Chissà da cosa dipende, forse la vita di oggi, la vita frenetica. Qualcuno dice le mura domestiche hanno qualcosa che fa perdere quello che è l'erotismo. Esatto. O forse bisogna avere l'intelligenza di capire che quando si costituisce una famiglia, quel sentimento chiamato passione è destinato un po' a diminuire, però subentrano altri sentimenti e quelli vanno curati, vanno forse contenuti. Ci sono una serie di stimoli ambientali esterni per cui diciamo che quello sessuale, che in teoria dovrebbe essere uno stimolo primario, perde, diciamo, di rappresentatività rispetto agli altri. Sì, tante cose sono cambiate. È vero, la donna adesso lavora, è stanca, malgrado si sia emancipata, è comunque l'artefice della vita domestica a casa, stende panni, stira, anche se ha l'aiuto, insomma, sono tante le cose che spesso allontanano da quello che è un momento bellissimo da condividere col proprio compagno, col proprio marito e viceversa. Poi da ultimo c'è anche il sesso virtuale. Ah, ecco, questo è un danno. Anche noi vediamo parecchi ragazzi che arrivano lì e hanno un calo del desiderio, che poi è il calo della libido, poi si ripercuote anche su quelle che sono le prestazioni sessuali, perché questi stanno ore e ore a guardarsi dei video, diciamo, dei video che vengono messi in rete, da siti pornografici. E quindi un volere sempre di più non ti accontenti a casa, esatto, è chiaro? Esatto. Questi perdono completamente il contatto con la realtà, anche perché manca una critica, insomma, una visione, soprattutto nel giovane. Quindi anche questa cosa del sesso virtuale, diciamo, è un distrugge altro, le famiglie. È ancora un altro. Certo, il sesso fa famiglia, è anche quello importante nel contesto di una coppia, quindi se mandi via quello che ci sta attorno a tali sentimenti, distrugge un rapporto di coppia. E allora, per concludere velocissimamente, una domanda: ma è vero quel che si dice attorno al testosterone, cioè quando il testosterone, che è un ormone maschile, comincia a diminuire nel circolo, ti aumenta l'addome. E da lì puoi capire che stai entrando, non in andropausa perché non si dice più, nel calo degli ormoni androgeni maschili, e quindi anche lì le disfunzioni erettili. È vero? Certo. Ecco, sì, il testosterone, diciamo che... tanti anni fa, diciamo all'inizio del Novecento, si diceva che il testosterone poteva essere implicato nella problematica erettile, eccetera. Poi si è visto che in realtà non era così, perché anche con dosaggi bassi di testosterone, perché sappiamo appunto che il meccanismo è un meccanismo complesso, con interazioni dagli emisferi, zona limbica, eccetera, quindi funzioni alte cerebrali, diciamo. Però più recentemente si è visto che in effetti il testosterone, quando parlavo di benessere sessuale, il testosterone è importante anche per quello, perché il testosterone porta una serie di benefici che poi permettono di avere un'attività sessuale che sia appagante. Quindi, e oggi, tra l'altro, i valori, anche se l'ipogonadismo, cioè l'ipogonadismo sarebbe il tasso di testosterone molto basso, al di sotto di una certa soglia che è stata fissata a 2 nanogrammi per 100 millilitri. Comunque, esiste invece una fascia di popolazione numerosa e che continua ad aumentare, di soggetti che invece non hanno l'ipogonadismo vero e proprio, ma comunque hanno valori di testosterone inferiori a quelli raccomandati, quindi al 3,5. E in questa fascia, in effetti, perché il calo del testosterone porta appunto a aumento del grasso addominale, dell'obesità, la resistenza insulinica, attenti alle pancette, maschi, perché da lì possiamo anche conoscere la vostra sessualità. Ecco, quindi più cresce la pancia,
più potrei avere problemi nella tua stanza da letto. È vero. Terribile questa cosa, però la dovevo dire. È così. Grazie, direttore Michele Roppolo. E adesso cambiamo argomento e parliamo con il dottore Pippo Mattia Pippo a letto, di una branca della scienza medica, vorrei inquadrarla così, che a noi sta simpatica, a volte no, a volte la vogliamo comprendere, a volte la critichiamo, ma meglio di lei nessuno ci può erudire per quel che riguarda l'omeopatia oggi. Nel senso, ecco, è una pseudoscienza o è in realtà considerata una scienza? Intanto viene considerata medicina non convenzionale. Però io non capisco, per esempio, la differenza fra credo e non credo. Io posso credere in Dio o non credere in Dio. La medicina è medicina, l'arte medica è arte medica. Potrei anche dire che in Italia oggi almeno 10 milioni di persone si curano con l'omeopatia. È chiaro che dipende anche dal buon senso del medico. Io, quando mi accorgo che è necessario dare il cortisone, do il cortisone, se devo dare l'antibiotico, do l'antibiotico. Questa coscienza è scienza, scienza è coscienza. Oggi mi piace così. Però aspetti, allora, qualche anno fa attorno all'omeopatia ci fu il disastro, nel senso del giudizio contro questa pratica medica alternativa, cioè non convenzionale, giusto? O sbaglio, non è convenzionale. Chiamiamola medicina olistica. Ok. E allora, perché ci fu quel caso che tutti ricordiamo del bambino con l'otite curato con il farmaco omeopatico ha avuto un'evoluzione da un medico non omeopata, come poi si è stabilito in tribunale. Quindi non era un medico omeopata. Oggi, per essere medici omeopati, bisogna fare 4 anni, fare ore cliniche, fare esami. Non è che uno si alza domani mattina e decido di diventare omeopata. Stessa cosa è diventare cardiologo. Tu, da medico, devi avere un interesse per quello che fai. Certo, lei è specializzato in omeopatia? Certo, iscritto regolarmente all'albo, perché esiste l'albo presso l'Ordine dei Medici. In più, la regione siciliana, al pari della regione toscana e di altre 2 regioni, ha recepito gli albi. In teoria dovrebbe esserci nelle varie ASP anche la figura specialistica dell'omeopata. E allora, dottore Alletto, quindi io vengo dal liceo classico, quindi questa omeopatia viene fuori da un termine greco, homoios mi pare? Certo. Che vuol dire? Simile. Simile. Simile significa che una molecola chimica viene fortemente, o non lo so, questo lo dirà lei, diluita, è come si dice, si dona a questa molecola una dinamicità, giusto? Dinamizzata. Ecco. Vabbè, questo dopo. Potenza del farmaco. Allora, dubbio sulla potenza del perfetto. Farmaco. Perfetto. Se noi partiamo dai presupposti allopatici, siamo fuori strada. Ecco. In omeopatia, Hahnemann. Il tedesco che ha studiato... Nel 1700-1800. Quindi 19 secolo. Studia, ma già Ippocrate... Ippocrate è stato dappertutto, dottor Alletto. Cioè, che cos'è che non ha studiato Ippocrate? Esatto, incredibile. È vero. Comunque, Hahnemann scrive un libro che si chiama Organon, dove ci sono le basi della medicina omeopatica. Le diluizioni avvengono da acuto, subacuto a cronico. Quindi, meno rimedio omeopatico diluito in acuto, subacuto, più diluito nel cronico e nel mentale. Dinamizzato significa delle succussioni che la vanno a dinamizzare. Io non vedo una, in verità, una contrapposizione. È chiaro che molti colleghi, e a me è successo, si sono fatti il giro delle 7 chiese, poi, ma ci abbiamo provato tutto personalmente, proviamo l'omeopatia. Chiaro, vengono con tanto per, e poi si accorgono che noi intanto siamo medici. Io sono medico come il collega, come lei. Noi siamo medici laureati, regolarmente abilitati. Poi dipende sempre dalla coscienza, ma questo vale per tutto, no? Certo. Del medico dire, io arrivo qua, io conosco colleghi che sono in grado di curare una polmonite, si assumono una responsabilità.
Punto. Però, dottore Aletto, sì, effettivamente fa un po' paura, si assumono una responsabilità, perché certo, è come se non si sapesse poi alla fine l'esito vero, no? Cioè, nel senso che la polmonite si deve curare con l'antibiotico, cioè una polmonite batterica, come la curiamo noi? Benissimo. Cioè, l'antibiotico nasce per salvare la vita, voglio certo dire. Ma è anche vero che dell'antibiotico se ne è fatto uso e abuso, e oggi le linee guida, linee guida dicono che ci vogliono 30 anni perché allora, gli scienziati ne vadano a trovare altri che facciano effetto. Sicuramente siamo, no? D'accordo. Quindi, però dico una cosa: in un bambino, per esempio, che non ha avuto contatti col batterio, che si è armato e ha sconfitto l'antibiotico, magari non ne ha avuto e può avere perfetto, effetto. No? E lo si dà. Qual è il problema? Lo si dà, appunto, non si rischia. Però io voglio dire che spesso, se parliamo di un bambino, dovremmo parlare anche dell'alimentazione di un bambino. Io mi occupo di costituzioni omeopatiche dove l'alimentazione è alla base. Spesso un bambino continua a prendere il latte anche a un anno, 10 mesi, spesso arrivano dei bambini con delle forti congestioni. Ora io mi chiedo, in natura, qual è l'animale che dopo lo svezzamento continua a prendere il latte? Nessuno. Punto. Ma per i fattori di crescita? Ma non solo per i fattori di crescita. Perché il latte è un alimento, a parte bisognerebbe dire tutti i processi che subisce, no? Certo. Dopo certo scadenza, torna indietro, viene rimesso per 4-5 volte nel mercato, no? E allora, di cosa parliamo? Ma poi siamo tutti intolleranti al lattosio ormai, se qualsiasi persona vada a fare un test del genere, cioè c'è una percentuale altissima, quindi... E caseina? Sarà un caso, caseina? Perché? Perché è chiaro che una volta noi avevamo i vecchi grani, no? Che in Sicilia, la Sicilia era considerata il granaio, no? Sì. Oggi chi produce grano viene contattato, la maggior parte, non tutti, dalle multinazionali. Come no? Che ti forniscono il seme, tu devi lavorare su quello là, ricco di caseina e di glutine, cioè glutine. È vero, è vero, ma del resto ormai le farine sono il primo killer della nostra salute, soprattutto quelle sofisticate, che uno poteva più pensare raffinate. Esatto, è raffinata, quindi sarà la migliore, invece no, è lì l'errore. E quando c'è un'offerta al supermercato che la farina ti costa di grano tenero 0,19 centesimi al chilo, 20 centesimi al chilo, c'è qualche cosa che sicuramente non va. Ma noi omeopati lavoriamo sulle costituzioni omeopatiche. Esistono diverse costituzioni che caratterizzano che ognuno di noi. Esistono le costituzioni omeopatiche, allora, cioè le quantità da gestire. No, del no. Ognuno di noi ha una costituzione. Mettiamo caso che lei è una persona impulsiva, nervosa, si infiamma immediatamente, dopodiché, dopo che ha avuto sta sfuriata, non si ricorda neanche perché l'ha avuta, perché ha eliminato. In omeopatia si tende sempre ad eliminare. Questo noi facciamo tramite la pelle, con i rimedi e con tutto quello che ne consegue. Perché in omeopatia esistono delle regole, ossia sono le quattro leggi di Hering. La cura, la malattia procede dall'esterno verso l'interno. La guarigione, quindi centrifuga, noi dobbiamo, per guarire, dobbiamo andare centripeta verso l'esterno, centripeta. Dall'alto in basso, che vuol dire? Che se una persona ha una forma di gastrite, dobbiamo prima curare l'aspetto ansioso mentale, ed è quindi più facile prima curare un aspetto mentale e poi la gastrite. Ma questo avviene anche per quello che diceva il collega, alcune patologie sono anche legate a una sfera mentale, di un disagio mentale. In questi casi l'omeopatia può fare tanto, perché noi lavoriamo, non lavoriamo sul sintomo, paradossalmente, lavoriamo sulla persona. Questa, secondo me, l'unica differenza fra medicina allopatica e medicina convenzionale, al di là, certo, me l'ha detto la mia amica, è un po' differente, se parliamo certo di medicina è un'altra cosa. L'unica differenza è che noi non lavoriamo sul sintomo, lavoriamo sulla persona. Quindi una visita omeopatica prevede, oltre a chiedere se ha avuto patologie, anche chiedere alla persona come vive determinate situazioni, anche come dorme, le paure. Conosco molte persone che hanno paura del temporale, quindi delle tantissime cose. E allora, dottore Aletto, lei, io mi rifaccio alla sua frase, sì, noi medici omeopati ci assumiamo la responsabilità. Certo. E allora io le chiedo,
Ma la responsabilità consiste nel dire al paziente, per esempio, di lasciar perdere le terapie convenzionali e fare attuare le terapie della medicina omeopatica? Io non ho mai detto che una paziente abbandona. No, parlavamo di responsabilità, quindi è una la responsabilità, scelta qualsiasi medico si prende delle responsabilità. Certo. Se un paziente viene da lei o va dal collega, ognuno di noi si assume le responsabilità. Punto. Io non dico mai al paziente leva queste cose che non servono, come non mi piace che un altro, un collega allopatico dica queste cose, leva queste cose che non servono. No, non è così. Oggi noi abbiamo i primi che mi vengono. Allora, la differenza è questa qua. Porto un esempio. La febbre. Arriva una persona, un bambino, una persona con la febbre. Ma la febbre non è solo una parola, è un insieme di cose. Quando si ha la febbre si può avere chi desiderio di acqua, bere proprio molta acqua, chi non ha questo desiderio, anzi l'acqua è un fastidio, chi non riesce a diventa congesto, chi preferisce una determinata posizione. Quindi noi studiamo anche la febbre. La febbre varia. Che una cosa è una febbre data da un problema, specie nei bambini, di dentizione, no? Un'altra cosa è per il mal di pancia o qualsiasi altra, anche una febbre neoplastica negli adulti, tutto va differenziato. Quindi io in verità non capisco questa guerra. Io metterei, per me, io metterei il paziente al centro della situazione, poi tutto quello che può servire al paziente va bene. Vabbè, comunque devo dire che quello che dice è molto interessante e ovviamente dipende dal tipo di patologia, perché certo, ovviamente ci sono patologie che purtroppo con l'omeopatia non possono essere curate, bisogna utilizzare i farmaci, per cui noi medici abbiamo studiato, voglio dire, la scienza certo medica non va assolutamente sottovalutata da questo punto di vista, e neanche l'omeopatia, per carità, perché i risultati ci sono. Voi siete anche un po' filosofi nella gestione della patologia del paziente. L'abbiamo in empatia, l'empatia col paziente. Però, dottor Aletto, quello che accade attorno all'omeopatia è quello che è accaduto anche attorno ai vaccini, perché noi abbiamo avuto un folle di medico, uno scriteriato medico poi radiato dall'albo dei professionisti, mi pare che si chiami Wickfield, ecco se lo pronunzio bene, che mise in giro la storia dell'autismo legato alla vaccinazione in una certa età, perché coincideva, l'autismo coincide con l'età vaccinale, quindi fu facile. Poi si scoprì che le sue pubblicazioni erano fraudolente perché era in accordo con delle multinazionali per dire il falso, e poi ha dichiarato il falso, ma è rimasto nella gente l'incubo del vaccino associato all'autismo. Con l'omeopatia si è verificata la stessa cosa, perché ci fu, ora non ricordo se fu un medico, ma uno studioso che praticamente disse che i farmaci omeopatici agivano, siccome sono immunologo, mi ricordo questo avvenimento scientifico, disse che agivano su una parte dei leucociti, i granulociti basofili, che rappresentano l'1% delle cellule della difesa. Ecco, lui disse così, poi fu smentito perché aveva avuto un accordo con delle case farmaceutiche rivolte all'omeopatia, e anche lì il disastro, tanto che ci fu un premio Nobel della fisica che disse non è vero niente di quello che ha detto, non agiscono degranulando questi globuli bianchi. Ecco, da lì che cosa rimane impresso nella gente, anche tra noi colleghi? Il fatto che si tenti di dare credito a qualcosa che effettivamente forse potrebbe non avere tutto questo credito. È perché dietro l'allopatia non ci stanno interessi? Vabbè, no? Gli interessi stanno dappertutto, no, però sono dire, i fatti che intendo contano. Intendo dire, molti eminenti scienziati, fra virgolette, sono legati alle case. E questo è vero, ma a volte le case servono per poter proporre un prodotto che salva la vita. Giusto, anche l'omeopatia dire fa però la stessa cosa. Esistono delle case serie, ma questo vale per tutto, no? Vale per tutto, sì, è vero, però le volevo dire perché sì, a volte abbiamo questa... Perché uno non rappresenta tutti, così come quando un medico all'opata ha ucciso, ha rovinato una persona, non si può dire da tutta la classe medica, mi spiego meglio. Se leva dal cardiologo, cardiologi in questo momento diranno perché giusto noi, comunque uno va dal cardiologo e non trova risposte alle sue
e ai suoi problemi, che dice? Dice non vale la cardiologia, non serve la cardiologia, o dice non è bravo questo cardiologo? Io perché direi questo, non è bravo questo cardiologo, ecco, dice il paziente, non, deve, non c'è dubbio. Perché questo non deve valere per me? Certo, certo. Io non faccio lo stregone, io faccio il medico. L'omeopata noi non è facciamo, uno stregone, infatti. Noi facciamo i medici, studiamo. Le posso anche dire una cosa? Sa, tutti i corsi che noi facciamo, li facciamo a nostre spese. Mi sembrerà poco, ma noi non abbiamo sponsorizzazioni. Vabbè, forse la specializzazione in omeopatia è nuova e magari è questo, ma non no? Crede che ci sono anche delle case che potrebbero essere interessate? No, ah. È il sistema differente. Noi chiamiamo i relatori, noi paghiamo i relatori. C'è molto scetticismo attorno all'omeopatia, sì. Anche tra noi medici. Però 10 milioni di persone si curano, eh? Non credo che 10 milioni siano degli idioti. Vabbè, se lei pensa che ci sono tra i giovani sì. Altrettanti idioti che bevono per fare sesso e non sanno che a livello della corteccia nostra esce fuori una sostanza che si chiama glutammato che inibisce l'erezione, cioè voglio benissimo, dire... Benissimo, ma non è... Dottore Roppolo... Ma non è la stessa cosa, credo. Non è la stessa cosa, però dico, siamo tanti allora, idioti, però dico, gli scettici sulla base della scienza medica ci possono anche scienza stare. Scienza medica, io parlerei di arte medica, forse sarebbe, arte medica, forse sì, sarebbe giusto, meglio giusto, dire arte medica. Arte medica, giusto. Ma scienza, no, scienza nessuno, dire. Non esiste in medicina quello che, cioè la ricerca, che è differente, ma per ogni studio che viene presentato ce n'è uno che va contro quello studio, mi sbaglio. Non sempre, però sempre. Frequente. Non sempre. Frequentemente è così. Non sempre. Perché noi apparteniamo a delle scuole di pensiero. Questo sì. Questo. E allora, il medico omeopata. Il medico omeopata. Ha difficoltà a gestire il suo mestiere tra i colleghi e tra i pazienti? No, perché se i pazienti vengono l'omeopata, con i colleghi. Allora, io le racconto quella che è la mia esperienza personale. Io ho avuto molti colleghi che... per problematiche familiari, figlio, moglie o personale, avevano provato a fare il giro nelle sette chiese, sono venute da noi. Dico noi perché non sono l'unico medico omeopata, certo, certo. E quindi mi permetto di dire noi. E noi abbiamo risolto questi problemi. E cambiano idea, perché la conoscenza è importante. Lei potrebbe essere contraria all'omeopatia e ci sta benissimo. Non è che non ci sta, però... uno deve studiare. Sì, sono d'accordo, però lo so. È facile, no? Io ce l'ho un po' di scetticismo, sì, come tanti medici. Però dico una cosa, se c'è una quantità farmacologica sì. Per avere io l'effetto, se io diluisco una molecola, mm-hmm. la centrifugo, la diluisco, ecco, come può fare l'effetto quella molecola? Si chiama memoria storica. Memoria storica, ne ho sentito parlare. Però, esatto. Però ci sono casi in cui la memoria storica non funzioni tanto. E intanto molte patologie oggi sono multifattoriali. Avremmo già sconfitto il cancro, no? Come no. E invece non è così. Ripeto, la medicina deve essere olistica. Io, dal mio punto di vista, per la mia preparazione posso dare questo. Lui può dare dell'altro, lei può dare dell'altro. Quello, il paziente al centro. Noi ascoltiamo il paziente. Lei ha idea di quanto dura una visita omeopatica? No, però mi piace che questa trasmissione sta diventando delle domande, lei le fa a me. Sì, devo difendermi. Bellissimo. Quanto dura una visita omeopatica? Secondo me tantissimo, sì. Perché dovete studiare il paziente. Esatto. Fare una corretta, non una corretta, un'anamnesi differente che è differente da quella del sintomo. Normalmente dal medico di famiglia, all'opata, chi viene? Una persona, dottore, ho mal di pancia. Il medico giustamente ti dice, prenditi questo farmaco, ci sta, no? Lavora sul sintomo. Noi non lavoriamo così. Noi lavoriamo nel cercare di capire da dove viene questo mal di pancia. Se sono interessati degli organi o un aspetto mentale, che poi è sempre... organo, no? Certo, certo. Se questo vale in allopatia per l'ulcera nervosa, no? Quella chiamata, perché non deve valere per tutto? O per la colite ulcerosa, nervosa, chiamiamola come vogliamo. Beh, se perché... l'omeopata risolve i casi del nostro secondo cervello, che è l'intestino, nei confronti di quello neurogeno, l'intestino neurogeno, certo. Il colon irritabile, di cui soffre ormai la stragrande maggioranza della popolazione,
Che ben venga l'omeopata, Perché noi viviamo oggi, nel 2019, una condizione di stress. Tutto è stress. La nostra vita è basata sullo stress. Stress è una parola mutuata dall'aviazione pesante americana, non nel 1926, credo, 21. Questo ingegnere si accorse che è il punto di rottura di un metallo. Stress è questo. Stress significa anche eustress o distress. Certo, perché lo stress non è sempre negativo, no, è anche positivo. Grazie allo stress la gazzella scappa di fronte al leone. Infatti, se non ci fosse questo stress, morirebbe immediatamente. Ma non solo. Un esempio banale, che se noi tre lavoriamo in una fabbrica e ci accorgiamo che le cose vanno male, ci diciamo, ma a breve quasi chiude, quindi ci adattiamo all'idea che andremo a casa. Se all'improvviso viene lui, che è il direttore, e mi dice: tu Mattia te ne vai a casa, io sono stato un dipendente onesto, serio, che ha lavorato, si scatena in me quella che diventa poi patologia. E noi in omeopatia lavoriamo su questo, che è anche un aspetto psicologico, no? Certo, ma è così. Che si trasforma in malattia. Malattia, la parola è malattia. Malattia, che ci comunque ravvicina un po' tutti, certo, in questo campo. E allora, come messaggio che vogliamo dare a coloro i quali ci stanno ascoltando attraverso il piccolo schermo e che riguarda l'omeopatia? Dobbiamo avere fiducia nel dottore omeopata? Io dico di sì e provo a spiegare il perché. Spesso noi siamo andati dal medico, qualsiasi medico, qualsiasi specializzazione, e abbiamo avuto quell'impressione che il medico manco ci ascoltasse, cioè proprio per i fatti suoi, no? Quindi non ti dà quella fiducia. La stessa cosa può valere per il medico omeopata. Se io ascolto, difficilmente dimentico. Se io ascolto, riesco a farmi un'idea, una cognizione, capire qualcosa. Perché la persona, noi, vi ricordate l'arte della maieutica, no? Noi questo dobbiamo fare, ascoltare il paziente, perché è il paziente stesso che fa il diagnosi. È vero questo, quindi voi siete dei medici un po' filosofi, sì, infatti, è fatta di questo. Il paziente li facciamo... Certo. Vabbè, comunque è un bellissimo studio questo, bisogna avere soltanto un po' più modestia, di fiducia da parte nostra, modestia anche da parte nostra, nell'accettare il fatto che ci siano degli studi da parte degli omeopati che hanno dato delle rivelazioni vere, cioè delle cose veramente accadute. Esiste un'altra branca, se ho un minuto di tempo ancora. Un minuto, un sì. Minuto. Esiste anche un'altra branca della medicina non convenzionale, la medicina antroposofica. Rudolf Steiner, un visionario sloveno, che già nel 1901 predice l'atomica, chiaramente non la chiama atomica, a Palermo ci sono gli scritti, e lui è venuto a Palermo a fare le conferenze, e due anni dopo parla, per capirci bene, del morbo della mucca pazza. E dice, cito fra virgolette, il bovino, l'animale bovino, mangerà se stesso e questo gli creerà danni al cervello. Che è quello che è successo. 1903. Perché non facciamo andare avanti la medicina con tutte le facce? Io sono una faccia, lui un'altra faccia, lei un'altra faccia, ce ne sono tante. Qual è il problema? Dottore Pippalletto, oltre all'affetto che mi lega a lei e all'amicizia di una vita e di condivisione universitaria, è qui anche per questo, per dare voce a voi omeopati, perché tanto si discute dietro le quinte, ma poco si affronta la conversazione con un medico che crede nella medicina, che ama il suo lavoro, che ama i pazienti e vuole aiutarli ad uscire fuori da un tunnel che sia patologia vera, conclamata, che sia un problema fermo lì che sta per diventare malattia. Ecco, è giusto questo. Io sono contenta che lei oggi è stato qui e quindi un messaggio propositivo, ecco, a chi ci ascolta, a chi ci dobbiamo affidare quando abbiamo qualcosa che non va dentro di noi. A dei medici competenti. A dei medici nel campo dell'omeopatia? Qualsiasi campo. Okay. A dei medici competenti, a dei medici che non fanno del Dio danaro l'unica. Perché voi sapete benissimo, noi sappiamo benissimo nella pratica, se io sono ammalato di cancro, allora, se una persona è ammalata di cancro e viene da me e io gli dico guarda, io con le mie cure ti faccio guarire, però
devi venderti le case e darmi tutto, come è successo, e non già erano successo. Omeopati, erano medici. Noi ci dobbiamo fermare alla sì. voce. Sì. Invece tu, il medico competente, te ne accorgi, è il medico che mette amore in quello che fa, è il medico che rispetta la dignità del paziente. Io ogni giorno mi scontro con realtà all'hospice, dove è come se noi, hospice sono cure palliative, no? Sì. Pallium significa coperta, ma significa anche mantello. Il mantello noi lo dobbiamo dare, certo. ma ci scopriamo abbracciare anche nel dare. Abbracciare cure. Lo dobbiamo dare, ma dandolo escono fuori anche le nostre ferite, i nostri dolori, i nostri lutti. Quindi un medico deve amare il suo lavoro. Si può anche sbagliare perché nessuno è perfetto, ma amare il lavoro ti permette di lavorare con scienza e coscienza. È vero, grazie dottore Pippo. Grazie a voi. Non avevo dubbi che lei provasse questo grande sentimento nei confronti della scienza medica, dell'arte medica e del paziente, perché è questa la nostra missione, non perdiamo mai l'idea che sia missione. Grazie. Grazie. Grazie veramente. E allora, dottore Michele Roppolo, direttore dell'urologia del nostro ospedale di Agrigento, velocissimamente perché siamo alla fine, sì. quindi... Abbiamo detto che ci sono queste terminologie carinissime per definire la volgare impotenza dell'uomo. Com'è che adesso si chiama l'impotenza? Ho questo problema, questo disturbo, questo disagio. Sì, si parlava, come dicevo poc'anzi, di disagio sessuale come termine, diciamo così, che abbraccia un po' tutte le problematiche no, legate alla sfera com'era sessuale. Quella parolina? Benessere sessuale quando va tutto bene, disagio sessuale quando c'è qualche problematica, ovviamente. Poi si parla di disfunzione erettile quando vogliamo centrare quello che è proprio la problematica legata all'atto sessuale, è inteso come penetrazione, insomma, quindi e disfunzione quindi, erettile. Esatto, quindi benessere esatto. sessuale e disagio sessuale, sessuale sì. per dire, insomma, sono i termini vai coniati. Dall'andrologo perché così puoi risolvere un problema esatto. che ti martellerà okay. fino al punto da convincerti che ce l'hai davvero il problema e forse il problema non ce l'hai. Ecco, questo è importante come messaggio. Io vi ringrazio, sono contenta di aver trattato questi argomenti, l'omeopatia, la filosofia di quest'arte medica e un po' di psicologia nelle vostre branche, andrologia, omeopatia, insomma, al primo posto l'attenzione e la cura verso il paziente e da lì il rispetto per loro e per quel che abbiamo studiato, che è importante e fondamentale. Io vi saluto e che dirvi, ancora un momento di prevenzione con il nostro filmato e ci vediamo alla prossima puntata. Oggi abbiamo imparato davvero tanto. Ciao ciao! We'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice.